Ciao ragazze, oggi video in collaborazione con il canale di Eleonora Manni, vi lascio qui il link. Andate a dare un'occhiata perché è un canale veramente carinissimo. Già ve l'ho consigliato in qualche altro video, mi sa quello una giornata con JoJo. Penso di caricare prima quel video poi questo. E è una ragazza carinissima, abbiamo deciso di fare questa collaborazione per mostrarvi i prodotti di Kiko che secondo me, e secondo lei, sono quelli, diciamo, i must have. Scusate, perdonate i capelli, ma piove, quindi mi faccio la piastra e poi i capelli si arricciano come arricciano, sempre tra virgolette perché non ho i capelli ricci. Comunque, già mi sto perdendo in ciance, varie. Vabbè, insomma, iniziamo. La prima cosa che mi sento di consigliarvi della Kiko è, ecco, già questo me l'ho scordato, un prodotto per il viso. Io adoro, adoro, adoro questo fondotinta, che già l'avete visto in tantissimi video, che è il Soft Focus Compact, lo 08. Queste sono fondotinta minerali, diciamo. Non so se sia completamente minerale l'incinio, non me ne intendo di queste cose. Comunque è un fondotinta compatto in polvere. Arriva in questa cialdina. E praticamente lo potete utilizzare sia asciutto che bagnato. La copertura è molto alta, io ve lo straconsiglio bagnato piuttosto che asciutto per chi vuole una copertura veramente alta. Perché asciutto sì, è un buon prodotto, però ecco, non va a coprire tanto. Bagnato invece è perfetto, io lo utilizzo anche se non si sente la Kiko in accoppiata con questo qua, che è il Make Up Too Much della Essence. Praticamente questa sarebbe una crema colorata, ma neanche. Io metto questo, aspetto un attimo che si asciughi e poi vado a mettere questo qui bagnato con il pennello, questo qui dell'Elf. Bagno il pennello con un po' di acqua, anche con dell'acqua termale, lo passo e lo metto sul viso e mi piace tantissimo, quindi questo ve lo consiglio e costa o 11,50 o 12,50 euro. Poi, mi sa per il viso un correttore che io adoro è questo qui, che è il Select, no, sì, il Select Cover Up, sto dicendo, è il Full Coverage Concealer, io ho lo 03, sì, il correttore è questo qui, cremoso, compatto però, io lo adoro, arriva con lo specchiettino, vedete, è un specchiettino anche piuttosto comodo perché anche se siete in giro potete ripassare il correttore, è questo qui, questo correttore. Io questo lo uso soprattutto per coprire brufoletti. Mi sta piacendo tantissimo, è molto non è molto pastoso, nel senso è pastoso ma si sfuma facilmente, quindi non avrete problemi. Io almeno mi ci trovo perfettamente, riesco a sfumarlo anche con il pennellino. E lo metto sia sui brufoletti, come avete visto in quasi tutti i tutorial dove faccio anche la mia base, che è la lati del naso. Mentre sotto l'occhiaio, visto che ho comprato quello della MAC, sto cercando di usare quello anche se è molto chiaro. Quindi preferisco utilizzarlo adesso che ancora non sono abbronzata, piuttosto che quest'estate, visto che quello sarà bianco per me quest'estate. Quindi questo io ve lo straconsiglio e lo continuerò ad utilizzare anche quest'estate per le occhiaie. Anche se io alla fine non è che ho tante occhiaie, però insomma, un po' di correttore ce lo metto sempre per dare al viso un'area più compatta, ecco. Quindi questo io ve lo straconsiglio e questo l'ho preso in offerta, mi pare a 5,90 credo, e il prezzo piano non me lo ricordo. Comunque è un ottimo correttore, è già la seconda volta che lo compro. Per il viso sempre mi è piaciuto moltissimo questo blush l'ho preso con una collezione che credo si trovi ancora, che è la Blooming Origami credo, e sono questi qua, i blushing stick. Questo è lo 03 e questi qua sono 8 grammi, credo. Questi sono i blush che voi girate, io ve lo faccio vedere girato tutto. Io questo ce l'ho da un po' e lo utilizzo spessissimo. E di prodotto ce n'è una quantità industriale, cioè non lo finirete mai. Questo è tutto il prodotto che c'è e vi giuro che io utilizzo, non dico tutti i giorni, ma spesso e volentieri. E soprattutto lo porto quando devo andare fuori perché è molto comodo, perché non mi porto i pennelli, perché io lo prendo così, lo prendo con il dito, vi faccio vedere. Guardate la scrivenza. Io poi ho preso un bel rosa Barbie e poi lo vado a sfumare, vedete? E poi lo vado a sfumare con il dito. Quindi si sfuma facilmente, è opaco senza glitterini. Io lo consiglio soprattutto perché ha una pelle normale quasi secca. Perché io ho notato che dopo un po' che lo tengo, mettendo solo questo e fissandolo comunque sopra con la cipria, perché io sopra ci metto la cipria per fissarlo, perché comunque ho una pelle grassa e mettendolo sulle guance tende un pochino ad entrare nei buchettini. Poi io ho delle cicatrici, non so se si vede. Vedete, ho delle cicatrici da post-acne, quindi un po' si va a infilare lì dentro, però io poi lo vado a ripassare un po' con il dito, ma questo succede tipo se lo metto la mattina, la sera, ecco, quindi comunque ha una buonissima durata. E per esempio ho visto il video di, non mi ricordo chi, che aveva preso quello nude, c'è cioè anche una tonalità chiarissima, e lo usa per creare una base e mettere sopra un blush, quindi anche quello secondo me è un buon metodo, quindi vedete voi, insomma, però io questi qua ve li consiglio comunque, perché sono dei prodotti ottimi secondo me. Ecco, un altro prodotto, io poi piano piano che parlo mi ricordo i prodotti. L'illuminante, questo qui l'avevo preso con i saldi, non so se si trova ancora, però questa penna illuminante della Kiko, adesso è tutta specchiata quindi si vedrà niente, comunque questa è la tonalità 02 e sono di quelli che si gira
esce il prodotto. Adesso iniziamo a impastocchiarci le mani, mentre io ne metto un po' sugli zigomi, nella parte questa qui, e poi la vado a sfumare con il dito. C'erano due tonalità, c'era questa qui che è quella sul corallo e c'era quella sul dorata, sul dorato. Io ho preso questa perché secondo me era quella che mi stava meglio. Questo è il colore, poi l'ho pure andata a sfumare. E da, io non so se si vede, però da questa luce, ecco sì, forse un po' si vede, una luce bellissima agli zigomi, molto naturale e non troppo pesante, quindi anche questo se lo trovate fateci un pensierino. Ok, poi sicuramente mi sarò persa qualche prodotto, ve lo dico subito. Per gli occhi io sarò ripetitiva, ma vi consiglio questi mascara. Allora, questo è finito, però mi dispiace buttarlo. Questo verde è l'allungante, mentre questo viola è il volumizzante. Questo è già 2 o 3 volte che lo compro e io questo ve lo straconsiglio, ormai lo sapete. Sono quei mascara che vanno usati come top coat, quindi mettete il vostro mascara abituale e poi applicate questo. Questo appunto è quello volumizzante, quindi è quello che darà più volume alle ciglia, lo scovolino a palletta, insomma, ed è magnifico. Cioè io non c'è giorno che non metto questo mascara, lo adoro, fa veramente delle ciglia tipo effetto ciglia finte, è fantastico. Non so quanto viene a prezzo pieno, perché anche questo l'ho preso con i saldi, perché i saldi erano proprio uno dei momenti in cui ho finito questo e volevo ricomprarne uno, e ho ripreso questo perché è il mio preferito. Però anche questo è molto bello, se avete bisogno più altro di lunghezza. Io comunque le ciglia non dico che ce l'ho lunghe, ma meglio lunghe, ecco. Questo comunque sì, le dà la lunghezza, ma io preferisco avere le ciglia più folte, ecco, non so spiegarmi. Questo è lo scovolino un po' diverso, è più a palletta proprio, vedete. Questo qui, questo sulla vostra, vabbè, sulla mia sinistra, vabbè, lo vedete, il tappino verde è l'allungante, vedete, ha proprio una palletta alla fine. Mentre questo qua sì, è una palletta, però è leggermente allungata verso la fine. Quindi ecco, sono veramente carinissimi e credo che questo qui allungante abbia delle microfibre all'interno, per questo dall'effetto allungante. Comunque io ve li straconsiglio, decidete voi quale, ma sono veramente ottimi. Una cosa che vi consiglio, che ho preso da poco, è questo eyeliner waterproof, Definition si chiama, che è lo 03, che ho preso anche questo con i saldi. È un eyeliner che io puntavo già da un bel po' di tempo, poi con i saldi a 3,90 mi pare l'ho pagato, l'ho preso. È un eyeliner di quelli colorati, l'avete visto in uno degli ultimi video acquisti, ha lo scovolino di questi qui mobili, insomma. Un eyeliner perfetto, una scrivenza magnifica, cioè si vede proprio il colore che c'è, si vede tantissimo anche sugli ombretti scuri. Due pecche, pecche, vabbè, insomma, due difetti, tra virgolette. È molto, almeno quello che ho preso io, probabilmente magari è il mio, io sono sempre un po' sfigatella su queste cose. È molto pastoso, quindi ci mettete un po' a metterlo e c'è il rischio anche che mettiate troppo prodotto, però insomma, una volta che ci avete preso la mano, andate tranquille. Altra pecca, oppure comunque è un gran, cioè, non so se sia pregio o difetto, insomma, non si toglie, cioè non lo togliete con le cannonate. Io la prima volta che l'ho messo poi sono andata a dormire da Corrado e mi ero scordata lo struccante, e quindi mi sono andata a struccare con delle salviettine struccanti. Mi stava prendendo il panico, non riuscivo a toglierlo. Veramente non va via. Cioè, o avete uno struccante bifasico comunque adatto al trucco waterproof, o veramente ci state delle ore a grattugiarvi l'occhio, ma non se ne va. Cioè, da una parte è perfetto perché comunque potete andarci anche al mare, per dirvi, anche se io non credo di utilizzarlo per andare al mare, perché non mi trucco sui denti al mare. Però se poco poco vi siete scordati lo struccante e non siete a casa, salvatevi, cioè andate a dormire col trucco, che è meglio a questo punto, perché sono vita, andate a dormire con due occhi gonfi così, senza eyeliner. Quindi vabbè, da una parte strapromosso perché è un eyeliner bellissimo, il colore è fantastico, dall'altra però ricordatevi sempre lo struccante, per carità. Altri matite, le matite della Kiko io le adoro, soprattutto quelle per le labbra. Io ve ne prendo una che è la mia preferita, che è la 207. Questa l'ho pagata 2,50, vabbè non si vede perché questa è la macchinetta vecchia, l'altra non ce l'ho oggi, che sembra un marrone, ma in verità sì, forse è abbastanza scura, però è un colore fantastico. Infatti vedete, cioè, ne è rimasta poca e questa è la lunghezza delle matite solitamente. Questo è uno dei miei colori preferiti, che è un bellissimo bordeaux. Comunque è un bordeaux bellissimo, l'avete visto anche in vari, forse su Facebook ve l'ho fatto vedere, è più scrivente di qua perché adesso mi si è rotta appunto la mina, vedete, c'è dentro, vabbè. Io le matite queste qua ve le consiglio perché sono molto scriventi, durano tantissimo, seccano un po' le labbra. Io solitamente le uso come rossetti, quindi se le volete utilizzare come rossetti, vi consiglio sopra di metterci un lucidalabbra o un Procacao, perché andranno molto a seccarvi le labbra. E, differenza invece di quelle dell'Essence, molto più morbide, quindi, però comunque sono delle ottime matite. Anche questi qua sono ottimi, io ho sempre questi due, ve li faccio vedere sempre ormai. Questi qua sono i Pencil Lip Gloss, mi pare si chiamano. Io ho lo 08 e lo 06, sì. Lo 08 è il più bello, quello che preferisco, che è un nude.
sono quei matitoni che sono mezzi rossetti, mezzi luci da labbra. E questo è bellissimo. Sono molto morbidi, molto, molto confortevoli. Anche li mettete e non li sentite. Quindi anche quelli sono ottimi. Non ho più visti, cioè devo andare a darci un'occhiata perché non l'ho più comprati. Altra cosa che vi straconsiglio sono i long lasting, sono comodissimi. Allora, io non è che sono una fan accanita come tanti altri qui su YouTube. Ne ho tre, non ne ho più comprati. Ne cercavo uno, ma non lo trovo più. Io ne ho due, soprattutto che mi piacciono tanto, forse uno. Non usciva più il prodotto, quindi l'ho scavato e l'ho messo in una confezione a parte per usarlo con un pennellino o con le dita. Comunque questo è il mio preferito, che è l'11, è un verde smeraldo. Sono questi qua, insomma, quelli che voi lo girate, c'è il prodotto, vedete, io l'ho svuotato e l'ho messo qui, ve lo faccio vedere. L'ho messo in questa confezione. Questo è il colore, un bellissimo verde smeraldo, ecco pure questo si sta rompendo. Lo vado a prendere con un pennellino a setole sintetiche, lo vado a mettere su tutto l'occhio come base. Ecco, adesso ho rotto anche la confezione, ma vabbè, oggi non è giornata probabilmente. E questi vi li straconsiglio, durano tutto il giorno, non c'è neanche bisogno di mettere la base sotto, quindi strapromossi anche questi. Ah, vediamo, altre matite che mi piacciono tanto sono queste qui, che sono della Vibrant Eye Pencil. Io ho questa blu e quella marrone che è rimasta ben poco ormai. Questa è una delle prime matite che hanno da una parte la matita e dall'altra uno sfumino, che a me però non è che mi piaccia troppo. Il marrone è molto bello, l'unica cosa è che se lo mettete all'interno dell'occhio sotto vi farà risaltare il rosso, perché non è proprio un marrone bruciato, è un marrone ramato. Non so come spiegarvelo. È molto bello, per carità, però ecco, io non lo metto mai sotto l'occhio metto quello della Essence, che è questo qui, che è la 02 Hot Chocolate, che è sempre un marrone, però vedete, ve lo faccio vedere vicino, è un marrone più freddo, più bruciato, quasi nero sembra, però si vede che è marrone. Vedete la differenza? Questo fa risaltare meno il rosso degli occhi. Il blu è bellissimo, sono strascriventi, scrivono all'interno dell'occhio e durano anche tanto. Io le metto anche sopra, le sfumo con le dita, insomma, sono delle matite ottime, sono veramente carinissime. E da come ho capito anche quella nera è molto buona. Io ho preso la blu perché io adoro il blu e il verde sono i miei colori, wow. Vedete quanto sono scriventi? E se andate a sfumarle, non è che il colore se ne va via, ma viene un bel colore sfumato. Cioè, queste sono straconsigliate. Costano sulle 5 euro. Magari vedete quando le mettono in offerta. Manca a prezzo pieno. Comunque, fidatevi che valgono. Ok, poi sto parlando tantissimo. Oggi lo so. Gli ombretti Kiko. Io all'inizio ero una fan degli ombretti Kiko. Ultimamente non ne sto più comprando. Forse perché ce ne ho tantissimi. Allora, io ho fatto delle palettine. Molti di voi spesso mi chiedono come le ho fatte. Io le ho fatte prendendo delle custodie di CD. Queste sono le custodie di CD. Ho tolto tutto quello che c'era dentro. Ho preso i cartoncini, li ho scritto. Insomma, ho fatto quello che volevo. L'ho fatti vedere dentro. Ci ho messo delle decorazioni orribili, però insomma. Poi qua ci ho messo un altro il cartoncino che è di qua, il disegno. Dentro ci ho scritto i numeri. E poi ho attaccato le cialdine con della colla. Ci sono dei colori che io vi voglio consigliare. Non so se li trovate ancora, ma se li trovate, comprateli. Allora, tipo questo qui, che è il 92, che ho preso in offerta perché stavano per scambiare la numerazione, che è un marrone bruciato. E quant'era? Mi faccio vedere degli ombretti. Il marrone bruciato che ha all'interno dei mini glitterini, ma non si vedono. In realtà sembra quasi un marrone opaco. Il blu, che è il 29, bellissimo questo blu, questo è uno dei miei blu preferiti. E il viola è il numero 41, anche questo bellissimo, ma ormai lo conoscete tutte. Questo viola è completamente opaco. L'unica pecca di questi è che macchia vi lascia la palpebra per il giorno dopo fucsia, però insomma è un bel colore. Ne ho fatte tre di palette. Questa è quella con i colori scuri, infatti è scritta in viola così me lo ricordo. Poi c'è questa qui con la scritta verde, che è quella con i colori chiari. Questa mi si è rotta. E qui ci sono i colori tipo l'arancione, il verde, eccetera. E qua non è che ci sono dei colori che preferisco in particolare, in modo, no. Carini, ma niente di che, non mi sento di consigliarvene nessuno. E poi invece qui c'è i Color Sphere e anche altri ombretti, diciamo, cotti. E qui un colore, se lo trovate ancora, prendetelo. Penso di sì, però, che è il 107, che era questo duo viola-verde. Il verde l'ho finito praticamente, vedete? E il viola anche carino, ma il verde era magnifico. Io cerco di farvelo vedere un attimo, perché non so se si prende un po' sì. Il verde e il viola. Il viola carino, ma era troppo chiaro. Secondo me il verde è bellissimo. Un verde smeraldo fantastico, molto simile al long lasting che vi ho fatto vedere prima. Quindi, ok, questi. Il 107. Comunque è abbastanza famoso su YouTube. Ok, altra cosa che mi piace molto della Kiko sono le lucide labbra e rossetti. I rossetti io vi consiglio soprattutto questa linea, che sono i cremi, i lipstick. Io adesso ve ne faccio vedere uno a caso. Vediamo quanti di voi indovinano che colore vi faccio vedere. Ta-da! Il rosso, bellissimo. Se cercate un rosso, prendete questo. Assolutamente questo.
Ci sono una marea di colorazioni, questi sono, hanno una texture molto cremosa e un finish opaco, non completamente opaco, nel senso che le labbra vi si seccano, non riuscite più a parlare, opaco cioè senza glitterini, ma sono fantastici e durano tantissimo sulle labbra. I lucidi da labbra, io quelli mi sento di consigliarvi di più sono di queste due linee. Questo è i Super Gloss, quelli classici standard, io ho questo rosa, ce l'ho da abbastanza ma è sempre bellissimo, diciamo un colore passepartout, è un rosa senza glitterini, ve lo faccio vedere da qualche parte volendo. È anche molto scrivente, vedete il colore comunque si vede. Non sono né troppo liquidi né troppo densi, sono quella via di mezzo molto carina e durano abbastanza. Questi qui invece sono i Lip Gloss volume immediato, questo è il 19. Adesso non riesco mai a capire che numero è, comunque un rosa senza glitterini. Questo è bellissimo, ecco, questo si chiama Extra Volume Lip Gloss. Allora, non è che sono di quelli che danno l'effetto labbra, quello che ho oggi su, che ho su oggi. Oggi su, farlo anche al contrario. Questo sembra un po' più grande. Questi sono 6,5 ml, mentre questo non c'è scritto naturalmente. Vabbè, insomma, questi sono 6,5 ml e lo scovolino è leggermente diverso perché è leggermente inclinato e più lungo. Vi faccio anche questo lo swatch, anche se ce l'ho sulle labbra. Questo colore è fantastico. È un rosso molto forte, molto scuro con dei glitterini violacei, quindi di mettere anche risalto il bianco dei denti. Non durano tanto sulle labbra, secondo me, e io per fare un bel colore pieno faccio due passate. Sono meno densi di questi qua, quindi anche per quello che secondo me durano un po' di meno, però sono dei lip gloss bellissimi e danno questo effetto più volume perché hanno un effetto molto bagnato, molto si chiama, molto glossy, ecco, non so spiegarmi. E un'altra cosa che vi straconsiglio che io adoro è questa qua, la Double Touch 10 ore lipstick, questa ovviamente è la tinta per labbra, quella che ha due parti. Io in questo caso ho la 10 che è il rosso, mi sa che è una di quelle più scure, e poi lucida labbra. 10 ore non dura, secca tantissimo le labbra ma perché è una tinta, ve la faccio vedere sbocciata anche questa. Ormai sta finendo perché ce n'è veramente poca. È un bel rosso, io la metto spesso e la metto anche come base per i rossetti. Magari quando devo andare da qualche parte la sera, devo uscire, so che sarà in giro tanto, metto questa sulle labbra asciutte e pulite e poi sopra vado a metterci un rossetto rosso in modo che duri un po' di più. E poi sopra passateci o il burro cacao o questo lucido labbra, quello che vi danno loro, perché sennò le labbra veramente si immobilizzano, non riuscite più a parlare. Penso ne prenderò anche una color nude, insomma, da mettere tutti i giorni in modo che magari andando all'università non devo stare a preoccuparmi del rossetto se n'è andato, anche se non metto molto spesso il rossetto. Però ecco, quelle color carne mi sa che ne prenderò una perché hanno veramente una resistenza, non 10 ore ma comunque durano abbastanza, quindi queste qui io ve le straconsiglio. E niente ragazzi, io vi ho fatto una capa tanta e ho parlato per parecchio, mi sa forse una ventina di minuti. Io niente, spero di esservi stata utile, mando un bacione a voi e un bacione a Eleonora, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!